Dobbiamo aspettare ancora qualcuno? C'è gente fino a spesa qui, va bene, sarà un po' difficile fare cameriere, però iniziamo qualcosa per divertirci un po'. È la festa di San Vito. Chi è che ha detto no? Poi c'è Roma. Io sono un uomo perché ci sono divertiti oggi. Appa, sva, va! E se ti racconti ancora non ti faccio andare in carrozza! Corona in foto! E se non devi fare un bacio? Ma siete nell'angolo! Va bene! Nostro amico... Ma si sembra nostro amico, va bene! Che si vede, ragazzi! Sai che come lui ha detto che te ti scemo, ha detto lui, dì qualcosa. Va bene, adesso appena preparano tutti i microfoni, siamo pronti? Cosa fare, ragazzi? La luce? E beh, ma questo è il 2004, se arriva fastidio. Voi ci vedete lo stesso? Allora, vedete di andare a affrontare questa di Palermo. Va bene, quando è pronto il microfono, verso le 2 di notte, paio d'ore, perché lo spettacolo, vi dico subito, durerà 6 ore. Sì, il primo tempo. Poi vi daranno delle coperte per la notte. E poi, come dice il mio caro amico Massimo Boldi, che adesso... Molti di voi sanno che Massimo Boldi non fa più le serate in quanto è manicomio. Ci sarà dopo un film erotico per i più grandi. E vi dico anche il titolo, si chiama Pinocchio ci sega. È questo pupazzo di legno che decide di... Che si sega? Ma dai! Bene, vedo che abbiamo tanti bambini che davanti. Un bambino cresciuto e vedo, complimenti, qui alla mia destra vedo una famigliola simpatica che non esce mai di casa, questa sera sono qui con noi, ci sono tutti, facciamo un bel applauso agli Adams, eccoli, gli Adams che si sono trasferiti qui a Armenia, c'è Lurch, Morbidia, lo zio Fester, Gomez, la mano non è venuta. Ecco, vedo io una signorina con la minigonna attaccata alle sbarre, signorina con la minigonna, quando ride, non fatta sempre così, perché l'occhio cade lì. Come mai c'è un intervallo tra le figlie e quelli dei posti? C'è il lago di mezzo. Vabbè, venite avanti. Pronto? Signore e signori, presento il mio amico e partner Armando Cesso del Borsaio. Eccolo qua, guarda come è bello. Rece. Da mezzogiorno è... Ciao! Senti che bella mattina! Lui è molto noto, soprattutto per il cinema che ha fatto, lui ha fatto molti film, e ne ha... Prova, prova, prova! Uno, due, tre, prova, prova! Sì, ma è... Prova a dire... Questa città, Armenia, la canzone si chiama Nilo Blu. Lei vede tanto, sa dove è nato il Nilo? Da Valviso! Viva l'Adige, me lo sento convinto. Il Nilo nasce in Egitto, dalle cascate di Toia, e lì viene giù, e è il peggio, come si può spiegare. E va, e va, e va, attraverso tutto l'Egitto, e sfugge a Foggia, ma è del mar Mediterraneo. Da qui mi è venuto in mente una canzoncina che interpreto con Armando. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay.
Italiano che vanno alle spiagge miliardarie, tipo, non so, Arma di Taggia, Pietra Ligure. Sì, perché l'italiano a volte che fa un brevone all'altraio si sente miliardario. E vedi spiaggia poi, più bella l'altraio!
Noi ce l'abbiamo l'anno scorso. Lei non ce l'ha. È un barbone. Cioè, subito si dice, questi qui, questi tipi qui, i miliardari, quando vedono passare il marocchino, si sentono in dovere di prendersi un po' in giro, di fargli il spiritoso. Il marocchino passa, magari vende i gelati, anche delle cose...